Oh, eccoci qui, come vedete siamo in tenuta d'assalto, siamo pronti per questa giornata un po' particolare per noi di Empire, in realtà con la 501esima e la Rebel Legion è una cosa abbastanza comune per noi la prima volta, siamo qui all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna per allietare un po' questi bambini che sono purtroppo per loro ricoverati. Quindi saremo qui per dargli un'oretta, una ventina di minuti di slap e pacconi con le spade rase e blasterate questi bambini, no, in realtà. Sarà più che altro un gioco per loro, intanto mi sento sempre più il crociato di Indiana Jones, un misto tra il crociato di Indiana Jones e Diabolik. Siamo tutti qua, come vedete, adesso faccio un po' fatica a muovermi. E niente, è una cosa molto emozionante per noi, perché, ripeto, è la prima volta, siamo qui nella nostra città, a Ravenna, e l'emozione è tanta perché qui si fa un po' sul serio, nel senso che non si gioca con i ragazzi come noi che si vestono, si fa in giro, fai le foto, fai i selfie, eccetera, eccetera. Qui abbiamo a che fare con i bimbi, quindi abbiamo dei regali per loro sono stracontenti, non sanno ancora che ci saremo, quindi adesso sono di là che si guardano la minaccia Padawan. Lego Star Wars e poi dopo arriveremo noi e scapperanno tutti urlando e piangendo. Speriamo di no. Perfetto, questa è la seconda puntata di Star Wars Countdown, questa è la prima parte e ci vediamo tra poco. Ah, ed eccoci qua per la seconda parte di questa seconda puntata di Star Wars Countdown by Lega Nerd ed Empire Star Wars Fan Club. Come avete appena visto nella prima parte, appunto, abbiamo fatto questo sabato alternativo all'ospedale Santa Maria delle Croci insieme ai bambini. I bambini non sono scappati, ve lo confermo, anzi, si sono divertiti, abbiamo fatto foto, è stata veramente un'esperienza rinfrescante per l'anima e quindi ringraziamo ancora per averci dato questa possibilità. Parliamo invece adesso delle novità, di quello che è successo questa settimana per quello che riguarda Guerre Stellari, Star Wars, The Force Awakens e non solo. E partiamo subito dalla prima presa per i fondelli, ovvero la prima immagine fake che, tra l'altro, devo dire che non si è ancora visto nulla di Luke Skywalker, quindi qualsiasi cosa salta fuori di Luke Skywalker si fa fatica ad essere obiettivi e dire potrebbe essere un fake, non per tutti, perché sennò non lo sapremo, insomma. Ma di base subito l'entusiasmo, ah, la prima foto di Luke Skywalker, boom, vai, si condivide, si fa la canocchia, la cappella, perché questa, in realtà abbiamo già avuto, a dicembre uscì questo poster fantastico, in realtà era un fake anche questo sempre con Luke Skywalker, e anche questa foto che è uscita da qualche giorno è stato un fake. La cosa singolare è che molte testate affidabili web l'hanno postata e l'hanno, non dico data come vera, ma si vedeva questa necessità di dire sì, è la prima dove vediamo Luke, e quindi tutti l'hanno postata. Logicamente l'esperienza si vede ed è stato, sembra che non sia un fake, cioè non era la certezza, ma fatto sta che invece qualche utente, qualche persona un po' più obiettiva di noi, me compreso perché sono cascato in pieno, ci ha mostrato appunto le due fonti da cui era stata realizzata questa immagine fake, ovvero un'immagine di Alec Guinness in A New Hope e un'immagine promozionale di Mark Hamill di mesi fa, forse l'anno scorso, prima delle riprese, in cui lui si fotografava con la faccia da duro davanti ai Pinewood Studios con l'insegna dietro Episode 7. E questo è stato il mistero svelato. Ripeto, la cosa singolare è che molti l'hanno pubblicata, ma me compreso, io sono stato forse uno dei più istintivi, perché proprio la voglia di vedere Luke, la voglia di vedere Mark Hamill in questa tenuta è tantissima, ancora non ce lo fanno vedere, quindi. E quindi, vabbè, abbiamo chiesto scusa, noi l'abbiamo tolta, poi abbiamo spiegato la situazione nella nostra pagina Empira, Facebook, e anche le altre testate hanno fatto stessa cosa, quindi non è una cosa negativa, ma è entusiasmo che dobbiamo tenere ancora saldo per 6 mesi, un po' meno di 6 mesi. Dopo questa foto fake, però, sono saltate fuori altre immagini non fake ma leak. A questo punto qua, lancio lo spoiler alert. Ovvero, se non volete sapere niente o il meno possibile, perché è sempre più difficile rimanere asettici a tutta questa valangata di notizie che il web ci regala, spegnete e passate oltre, perché non cerchiamo cerchiamo di non rovinarvi completamente la sorpresa. Ok, perfetto. Detto, avvisato. E niente, sono uscite 5 foto di abbastanza leak, appunto, due provenienti dalla scena e tre in studio, diciamo, foto promozionali, in cui nelle due di scena vediamo Harrison Ford Han Solo insieme a Rey e Finn nel cockpit del Millennium Falcon. Sembra che stiano parlando, chiacchierando di qualcosa.
Nella seconda foto di scena vediamo Captain Phasma che si rivolge, perché ha sempre l'elmo argentato, cromato, ormai famosissimo, verso quello che viene chiamato il generale, cioè Domhnall Gleeson, viene descritto come Domhnall Gleeson. Io non sono sicuro al 100%, ma sono sicuro all'80%, nel senso che mi fido di queste fonti statunitensi che lo descrivono come Domhnall Gleeson. Non riesco a vedere, ci assomiglia, ma qualcosa non mi torna, ma magari è lui e semplicemente l'inquadratura non mi convince. E poi abbiamo tre foto in studio, appunto foto promozionale: abbiamo Akbar, abbiamo Nien Doom, ve lo ricordate, quello che guida il Millennium Falcon insieme a Lando Calrissian, che parla in questo modo, che guidano fuori dalla seconda morte nera, la seconda morte nera, distruggendola. Ecco, ci sarà anche lui. Tutti, Akbar sembra più anziano, Nien Doom sembra un po' più duro, un po' più braccio conserte, guarda la telecamera come per dire so quello che faccio, un ganz che però che parla in questo modo qui. E poi c'è Greg Grunberg, ovvero, non so se lo ricordate, il poliziotto della serie TV Heroes, che non sapevo ci fosse, quindi è stata anche una bella sorpresa, incompleta in tenuta da pilota X-Wing. La tenuta è molto simile alla vecchia, soprattutto per quello che riguarda i colori, ma ci sono dei dettagli che la rendono logicamente più moderna. Bella foto, tutte leggermente sfocate, insomma non sono proprio chiarissimo, ma si capisce bene. Altra cosa importante, tra l'altro ieri se non sbaglio è uscito un poster completamente scritto in russo, e sembra effettivamente un poster ufficiale, ovvero se è un fan made, è fatto in maniera estremamente divina, quindi ciò che ho letto io sembra che sia un poster ufficiale che è uscito in Russia, che vedremo a breve anche in altre lingue. Questo poster sembra tra l'altro disegnato da Drew Struzan, che è il classico disegnatore, lo storico disegnatore dei poster di Star Wars, di tutta l'esalogia e anche di Indiana Jones. Non so se quei poster fotografici, ma in realtà sono disegnati, un marchio di fabbrica indelebile di tutto quello che è stato Lucasfilm. Questo sembra disegnato da lui, ma non ci giurerei, forse è un fake, o forse è un omaggio ufficiale a questo stile qui. Fatto sta che abbiamo Finn con un blaster inedito che non si è ancora visto, probabilmente è un blaster in dotazione dalla parte ribelle buona, perché ricorda vagamente i blaster dei Rebel Trooper visti in A New Hope. E poi abbiamo Rey con la sua picca, con un'espressione nuova, per quello dico che forse è ufficiale, perché non ho mai visto questa immagine degli attori da nessuna parte. E poi c'è Chewbacca per la prima volta in un'immagine promozionale, ci sono l'X-Wing, ci sono i TIE Fighter nuovi, Captain Phasma e un Fire Trooper, quelli che sparano le fiamme, non mi ricordo, Flame Trooper. In primo piano logicamente c'è la maschera di Kylo Ren, interrotta a metà dal plasma, diciamo dal laser della lightsaber. Cosa particolare, soprattutto in primo piano è bella grande, si vede chiaramente che questo laser non è netto e pulito come sono sempre state le lightsaber viste nella mitologia Star Warsiana, ma è un po' irregolare, come se avesse dei flare, non so come spiegarmi in altro modo. Molto bello questo poster, lo potete trovare anche sulla pagina di Empira, la pagina Facebook, la trovate lì. E sono uscite anche altre immagini promozionali di giocattoli, in particolar modo è uscita la preview del nuovo catalogo Lego. Qui chiedo scusa se sono un po' di parte, ma del resto la Lego è un po' un'altra delle mie grandi passioni collegate al brand Star Wars, dove vediamo per la prima volta tutte insieme la pagina appunto di vendita del catalogo di questi construction set. Non ho ancora capito il nome esatto, per adesso vengono chiamati construction set, che Construction Set, da romagnolo Set Construction è un disastro, e che sono praticamente delle action figure abbastanza grandine dei vari personaggi. Abbiamo Vader, abbiamo Obi-Wan con l'armatura, quindi parliamo di The Clone Wars, abbiamo Captain Cody in versione Revenge of the Sith, abbiamo Grievous che è spettacolare, abbiamo Luke Skywalker in versione Return of the Jedi, ed abbiamo Jango Fett. Quindi se non sbaglio sono 6 personaggi, 4 della prequel trilogy e 2 della Old Trilogy. Detto questo, per questa settimana vi salutiamo, quindi ci vediamo la settimana prossima. Ancora, come vedete, le cose aumentano sempre di più, e probabilmente la settimana prossima parleremo un po' di questo mio viaggio mentale, che mi sono fatto un po' l'idea anche avendo parlato con un giornalista negli Stati Uniti alla Celebration, e così la voglio condividere con voi. Se vi interessa, ci vediamo mercoledì prossimo. Mi raccomando, mettete like, condividete e seguite Lega Nerd ed Empira. Ciao a tutti!